Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Nel Movimento 5 Stelle dilaga la protesta anti-casaleggio e dicono: ma che titolo parla? Le proteste dilagano per delle questioni anche molto semplici. Casaleggio è il figlio del cofondatore, quindi hanno ragione quando dicono a che titolo parla. Ma lui parla a titolo di capo perché Beppe Grillo, quando è morto il padre di Davide Casaleggio Gianroberto, lo aveva elevato al suo livello, come se il figlio fosse il padre, quindi come se fossero diventati i due cofondatori, ma in realtà uno è solamente il figlio. Quindi hanno ragione i 5 Stelle quando dicono: ma che titolo parla? Mentre le altre motivazioni molto più banali, pecuniarie, economiche, sono date dal fatto che lui vuole essere pagato nella sua piattaforma, perché la piattaforma Rousseau funziona con i 300 euro al mese che dovrebbero pagare i deputati, che molti non pagano, addirittura si autosospendono in tre, di cui due di questi non pagano da dicembre 2019, quindi devono alla piattaforma Rousseau ben 30.000 euro. E quando i deputati vengono eletti, firmano che devono aiutare con 300 euro al mese, che è una quarantesima parte del loro stipendio, il sostentamento di questa piattaforma. E poi Casaleggio diventano anti-Casaleggio, perché Casaleggio è quello che dice: la regola del secondo mandato non si cambia, non si cambia, perché voi non siete politici di professione, ma siete di passaggio. Mentre poi vedono tutto il Parlamento che viene riconfermato di legislatura in legislatura e loro dicono: io perché devo essere licenziato? Quindi Casaleggio diventa il male assoluto, ovviamente. E dicono: ma chi è per venire a dire che la regola del secondo mandato non si tocca? Non se la prendono con Grillo, perché Grillo è il vero capo, e poi Grillo non si è ancora sbilanciato. Infatti sulla Raggi ha permesso praticamente la ricandidatura per un altro mandato, eventualmente se la eleggono nel Comune di Roma. Quindi ha sdoganato per la prima volta questa fine del secondo mandato, ma lì si parla di un sindaco e qui bisogna farlo arrivare anche ai parlamentari, quello che sperano appunto i parlamentari. Intanto gira un documento nelle chat dei 5 Stelle, non è certo che verrà reso pubblico, ma deputati e senatori stanno discutendo su come reagire a Casaleggio, no? E a quella che viene considerata una sorta di lista di proscrizione dei morosi. Beh, allora, i 5 Stelle principalmente non vogliono pagare quei 300 euro al mese, che in un anno sono 3.600 euro, in 5 anni di legislatura sono 18.000 euro al mese. Non li vogliono pagare, se li vogliono tenere per andare a mangiare la pizza. Questo è il fatto. Quindi si uniscono in tutto quanto perché dice: ma gli altri partiti non hanno nessuna piattaforma e noi dobbiamo pagare. Questa è la... Quindi loro vengono eletti con un mandato degli elettori, con delle regole, ma poi, arrivati nell'agiatezza del lusso della politica, non vogliono più fare quello per cui sono lì. Quindi la lista di prescrizione, una lista che avrebbe fatto Casaleggio di chi non paga, che non può, e così Casaleggio dice: non si possono garantire i servizi minimi della piattaforma web. Ma Grillo si schiera al suo fianco inaspettatamente, perché c'è comunque scontro, ma più che scontro c'è distanza tra i due. Proprio si dice, dato dal fatto che Casaleggio abbia dato un altolà a Grillo, perché dalla piattaforma Rousseau, da quei famosi 300 euro, si prendevano i soldi anche per i processi di Beppe Grillo. Da un mio calcolo sono circa 100, di quei 300 euro che pagavano i politici, che pagano i politici al mese, sono circa 1 milione all'anno. Quel milione all'anno, 300.000 vanno per i processi, andavano per i processi di Grillo, perché sembrerebbe che Casaleggio abbia detto stop, te li paghi tu. Quindi se 300.000 euro su 1 milione è il 30%, vuol dire che i deputati dei 300 euro che pagano, circa 100 euro al mese sono per i processi di Grillo. Quindi, facendo un calcolo, ogni deputato dà ogni anno 1.200 euro che vanno poi a finire per i processi di Grillo, o andavano a finire per i processi di Grillo. Ma Grillo si schiera al fianco di Casaleggio e dice: i cittadini devono poter andare avanti potendo dire la loro con dei sistemi tecnologici. E non è una difesa,
di Rousseau più o meno è una difesa di una tecnologia che abbiamo fatto noi e dobbiamo ringraziare le persone che l'hanno fatta. Casaleggio padre e Casaleggio figlio. Ed ancora dice: voi siete i miei figli, vi amo da morire, dice Grillo. Dal Parlamento si parla solo di nomine e queste cose non le concepisco. Possiamo fare cose straordinarie. Certo, chi ha il potere ha ragione Grillo, chi ha il potere può fare cose straordinarie, ma poi dalle cose straordinarie si concentra allo stipendio da 13.000 euro. Ecco, praticamente chi viene eletto entra in un mondo diverso, in un mondo parallelo, fatto di soldi, poltrone vellutate, palazzi, pranzi, cene, fotografi, interviste. Quindi entrano, si estraneano dal mondo, vanno in un mondo ovattato, in un mondo dove non si sente quello che succede fuori, così non si sente nulla. E così sì, i politici possono fare cose straordinarie, ma ci vuole la volontà. E dopo che hanno raggiunto il benessere con i 13.000 euro al mese, questa voglia di fare finisce lì. Dice: perché devo fare? Faccio di più e mica mi pagano di più, prendo sempre 13.000 euro al mese, no? È un po' come nelle aziende che si mette la parte variabile su obiettivi. Se tu, venditore, mi porti 1 milione in più di fatturato, io ti do una percentuale. Quello è l'incentivo, perché sennò il venditore dipendente che ha il suo stipendio fisso non è invogliato a fare di più perché il suo stipendio rimane uguale. E qui in politica è un po' la stessa cosa. Perché fare di più quando già mi pagano 300.000, 13.000 al mese? Vado a fare i comizi e chi me li paga i comizi? Nessuno? Datemi più soldi, eh? Avete capito? E così Grillo difende Casaleggio, ma le parole del fondatore di 5 Stelle non bastano a frenare la rabbia che dilaga tra i gruppi, la rabbia perché si parla di soldi, rabbia perché si parla di soldi. Non stiamo parlando di ideali di niente, stiamo parlando di soldi, soldi, soldi. Il presidente e tesoriere dell'associazione Rousseau, Davide Federico Dante Casaleggio, afferma sempre di essere un semplice attivista che lavora gratis per il Movimento 5 Stelle. Gli facciamo una semplice domanda: può confermare di essere attualmente iscritto al Movimento 5 Stelle? La domanda che gli viene rivolta con tanto di spiegazione ad uso interno. Qualsiasi risposta dia, infatti, comporterà delle serie ricadute politiche. Vediamo perché. Se la risposta è sì, vi è un evidente cortocircuito. Si pone infatti un serio problema sulla natura dell'associazione Rousseau, perché Davide Casaleggio è presidente tesoriere. Secondo l'articolo 43, che modifica la legge del 2019, cosiddetta spazzacorrotti, sono equiparati i partiti, i movimenti politici, le fondazioni, le associazioni, i comitati, eccetera. Stanno cercando, ci girano intorno per cercare di incastrare Casaleggio. Sono veramente ridicoli. A me Casaleggio non piace, però ha ragione, ha ragione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata.